Francesco Benigno pubblica dei messaggi vocali privati su Vladimir Luxuria. Ecco cosa è successo e di chi erano. Durante una diretta su Facebook, Francesco Benigno ha reso pubblici dei messaggi vocali inviati da Alessandra Di Sanzo, sua collega in Mary per sempre, e amica di Vladimir Luxuria. Nei messaggi, l'attrice consiglia a Benigno di intraprendere azioni legali e critica il modo in cui è stato trattato durante la sua partecipazione a L'Isola dei Famosi. Dopo aver visionato il video della diretta di Benigno, Alessandra è andata su tutte le furie e ha espresso il suo disappunto su Radio Cusano. Alessandra Di Sanzio cosa ha detto? Ecco le parole di Alessandra Di Sanzio. Dopo che Benigno ha resi pubblici i suoi vocali. Io sono molto arrabbiata per quello che è successo. Ero molto felice che l'avessero preso per L'Isola dei Famosi. Ora sono infuriata, perché per me era un amico. Lui è meschino e per pubblicità tira fuori di tutto. Mi scuso per quei vocali. Lui è tornato dopo la squalifica, mi diceva che si era sentito trattato male. Mi diceva che non aveva fatto nulla di brutto. Io avevo una cagnolina in fin di vita, quindi non avevo seguito il programma, ero dispiaciuta per quello che mi diceva. Allora io mi sono messa pari a lui, e dovevo cercare di calmarlo. Io dovevo sembrare sua amica, dalla sua parte per tranquillizzarlo. Quindi gli ho detto, vai per vie legali se proprio devi, Luxuria è ben pagata. Spero però che Vladi mi capisca e mi creda. Ho sempre cercato di non fare errori nella vita e mi ha fregato lui. Voglio scusarmi davvero con Vladimir. Dopo che ho sentito quello, io avrei dovuto chiamare Vladimir per avvisarla. Ho sbagliato a non essere pettegola e non dovevo mettermi pari a lui. Avevo eliminato questo uomo, lui è una brutta persona, un viscido e squallido. Io so tante cose brutte di lui, ma non le dico. La reazione di Benigno. Francesco Benigno è poi tornato su Facebook per esprimere il suo dissenso nei confronti di Alessandra Di Sanzo, dopo che questa si era risentita per i messaggi vocali resi pubblici durante la diretta. In risposta a un commento di un follower che menzionava l'atteggiamento di Alessandra, Benigno ha reagito così. Pettegola. Ipocrita e pure bugiarda, ma tanto stai certa che non la crede nessuno e inequivocabile il tono e la cattiveria dei suoi vocali.